ce l'hai le penne? Io ho una ESP, la conosci? No, EPS. No, è SP. Cosa è successo? A un certo punto, quando hanno finito di fare queste qui, la prima versione, che era così, i Liutai fecero questa marca, si chiama ESP. Tu conosci un chitarrista, si chiama Jeff Beck. No. Grande chitarrista americano, me l'ha detto lui. Ah sì? Ed è un pezzo unico come questa qua. È proprio come questa la mia chitarra, è tale e quale. Che però non le fanno più così perché. No, è vero. Ma c'è il jack. Come c'è l'amplificatore. Sì, no, c'è un piccolo fenderino per suonare qua. E se però me devo prendere un fender un po' più. Ah, belle, belle. Quello lì, sì, no, si mette un microfono davanti e non bel suono. Sì, quello c'ha un po' il suono là. Adesso forse le corde sono un po'. Tu non lo usi tanto questo, eh? Sono consumante, eh? Non lo usi tantissimo. Poco. No, io uso la Gretsch che di qui dentro. Quella là che vedi là, vedi, là nel manifesto. Quella è una Gretsch del 59, Chet Atkins. Ah, cazzo. È bella. Ti ricordi Atkins? Io uso molto quella, però. Vabbè, quella è più per questa lo usavo come i ribelli quando facevamo. Però quella là è per rock, proprio rock and roll, diciamo. E anche questa. No, questa sì, però quella là è proprio ancora prima di questa qua. Sì, infatti. Quella è la chitarra di Elvis, diciamo, di quelli là. Sì, io questa qui è di Cochran, tutti questi grandi. C'è Atkins, Jim Vince, Giovanetti, no? Insomma, sono chitarre che poi una me la, due me l'hanno rubata, perché avevo tutte due Fender. Ma no, che c'è? E poi una prestata ad un bike, l'altra dato al mio maestro, scomparsa. Chi è il tuo maestro di chitarra? Chi è il tuo maestro di chitarra? Ma non è un maestro, era un chitarrista che io non suonavo nelle sale incisioni. Che gli ho detto, ma perché non mi insegni qualche accordo così? Ma non è che lui la lezione, sì, sì. È andato due o tre volte, mi ha fatto vedere qualche cosa. Non so se ancora era un bravissimo chitarrista di Milano, un certo Dacò, che poi suonava in tutti i festival di Sanremo. No, a Milano c'è gente brava che suona. Adesso però io non lo vedo da tanti anni. Tu e lui gli una chitarra, una Fender, poi dopo lui dice, ah, non la trovo più, veramente. Ma se no, tu suoni parecchio, di solito stai qua, suoni il giorno. Ma io cerco sì di fare delle cose. C'è da dire che ha avuto un piccolissimo. Mi ascolto anche dei pezzi che ho l'intervento, no? Cioè, ma che fai? Di solito suoni un po', ti piace, diciamo. Madonna, certo. Io poi adesso sono stato a Milano, ho fatto dei concerti lì in questi due locali, che uno si chiama Salumeria della Musica, cazzo, e l'altro è Blues House. Adesso devo tornare in dicembre. Bene, Blues House, E vado spesso lì, adesso a dicembre. E poi faccio. Ma con chi vai, da solo? No, lì c'è Franco Mangioglio, che è il cugino di quell'altro, con Ciuffo Bianco, che lui è un bravissimo bassista e ha dei gruppi, dei bravi musicisti. E vado lì, loro gli mando i pezzi, loro li preparano, e vado lì, li proviamo e suoniamo. Adesso il 14 devo tornare. No, lì a Milano ho avuto un bel successo. Quando vai? Il 14 di dicembre. Cazzo, vai a venire. E se siete liberi, è bello. Ce l'avevo organizzato. Dove? Al Blues House? Io Blues House è Viale Monza. Ah, lo conosci? Da Corso Buenos Aires. Cazzo, quando ha fatto concerti di Blues House? Piazza Loreto, vai avanti e lo trovi su. E noi è già quattro volte che mi chiamo. È un luogo a loro, fanno concerti internazionali. Sì, ma vengono un sacco di americani, inglesi. No, devo dire un locale importante a Milano. Io con questo non ho bisogno di amplificatore, invece questo è per forza attaccato. Però ogni tanto mi diverto a suonare con quella, perché il suono della Fender è proprio inconfondibile. Proprio una chitarra. E allora sei fortunato, il maestro tu ha detto, me la presti un attimo, non la trovo più, come non la trovi più? Eh? Il tuo maestro dice, non la trovo più. E chi lo trova? E come non la trovo più? Ma lui era più che altro un musicista che suonava un po' per tutti, faceva le incisioni, poi andava a Sanremo, andava su, lo chiamavano. Per vestiranti, diciamo. Era un po' più dell'altra generazione. Io sono invece più rock and roll, più blues. Quello è più da orchestra live, cioè, però lui era uno che faceva una musica, ti faceva un accordo ogni quarto. Sono qui da orchestra. Madonna. No, ma lui proprio se li studiava lui da solo. Barnechesso, se ti ricordo, il chitarrista americano. Wes Montgomery, tutti i chitarristi. Sì, quelle cose là. E quelli vanno ogni accordo, ogni nota. Tanto un po', pipe, facciamo una roba. È proprio bellissimo. Per il rocchettaro. Infatti ero andato da lui e mi aveva insegnato un po' di accordi.